usi per fare operazioni immobiliari. E l'ultima è quella di Via Pio X. Insieme a alcuni anche qui dei presenti abbiamo fatto anche come grande città una manifestazione di protesta per questo. E poi le soluzioni che vengono date, e questo è molto emblematico, il contentino che è stato dato è che in Parco Ponci è stata fatta una aiola che vi assicuro, chi l'ha vista, penso tutti l'avete vista, ogni volta che io devo passare per questa aiola mi sento male. È una aiola in mezzo al cemento con due passi carrai, per cui per entrare in questi garage devi entrare sopra l'aiola. Allora questa è la risposta burocratica che l'amministrazione ha dato alle richieste dei cittadini di vedere più verde nel centro, perché è vero che ci sono i boschi, è vero che c'è il Bosco di Mestre, è vero che c'è il Parco di San Giuliano, che sicuramente è l'opera più importante che è stata fatta in città, però l'esigenza dei cittadini è avere anche il verde vicino a casa. E quindi di poter, e tutta l'area di Parco del Via Pio X e di quel parchetto, se programmata in maniera diversa, poteva diventare veramente un'area dal punto di vista della fruibilità molto importante, col canale che c'è, col fiume che c'è vicino. Invece questa idea è stata completamente abbandonata. Grazie. Per fare un'operazione. Grazie. Tipo speculativo. Marco Cavagnini del Movimento 5 Stelle. Ok, cercherò di essere breve per voi, questa è la penultima domanda, poi ce n'è un'altra e poi vi lasciamo in pace, anche per i signori che stanno bevendo lo spritz e stanno alzando il tono della voce, probabilmente li stiamo un po' disturbando, perciò finiremo il prima possibile anche per loro. Alfredo parlava di Cacciari, che aveva detto che Mestre è una delle città più verdi d'Europa, addirittura, non so dove abbia trovato sto dato. Cacciari probabilmente è per via dei leghisti che intasano le strade. Ok, la domanda sul verde pubblico bisognerebbe rivolgerla sinceramente a chi è contrario al verde pubblico. Qui tutti noi siamo assolutamente a favore della preservazione degli spazi pubblici e del verde pubblico. Verde pubblico però che non ha alcun senso se non è accompagnato ad un'attenta politica sanitaria, perché avere 10 parchi, avere le grandi navi che entrano in porto, avere gli inceneritori sotto casa oppure le centrali termoelettriche a carbone è assolutamente inutile. Avere 100 alberi e 100 inceneritori per noi non ha alcun senso. Prevenire tramite screening continui le malattie per le persone che abitano in prossimità di siti altamente inquinanti, in pratica tutta Venezia e tutta Mestre. Evitare appunto l'accesso delle grandi navi in laguna, sappiamo che una giornata di accesso di traffico navale equivale a 15.000 automobili accese tutto il giorno. Perciò preserviamo il verde, preserviamo però innanzitutto la salute dei cittadini con interventi mirati. Grazie, molto. Prego, Gardini. A prescindere che ovviamente siamo tutti d'accordo a difendere il verde, ma non solo noi, ma le giunte passate, le giunte future, eccetera, no? Però c'è un problema politico che le istituzioni, il comune, il consiglio comunale, come abbiamo visto sul caso della sublagunare, sul quadrante di Tessere e altri, no? Spesso sono scavalcati da decisioni dall'alto dettate da imposte da grossi comitati d'affari, no? Questi comitati d'affari, giustamente diceva prima Gavagnin, la mafia è presente anche qui, c'è, magari in modo più soft, eccetera, ma conosco degli ambienti anche imprenditoriali nel Veneto che hanno cessato di svolgere la loro attività localmente per posizionarsi a Roma o altrove a far da cerniera di grandi affari, no? Sono quelli che dopo favoriranno determinate operazioni invasive del territorio, delle varie, faccio dei nomi a caso, non è una impregilio, nomi del genere, grandi imprese che sono interessate agli interventi in laguna. Allora il problema è veramente riprenderci in mano la nostra autonomia politica, sottrarci dal condizionamento romano, in modo che se sentiamo un problema come il verde, no, possiamo affrontarlo politicamente nel nostro interesse,
non affermare di essere a favore del verde e dopo essere costretti ad arrenderci, ad alzare le mani perché c'è un bulldozer dietro di politico dietro di noi che ci impone delle scelte diverse. Noi saremo per difendere queste scelte di verde della... Grazie. Grazie. Questi spazi urbani di Mestre che saranno liberati o che si sono già liberati devono essere dati a una fruibilità dei cittadini, bisogna recuperare e dare ulteriori servizi a chi vive e non a darle a speculazioni edilizie. Io vi faccio un riferimento per esempio al Lido di Venezia, perché sono due realtà diverse, Mestre, certe cose che sono state dette adesso non le conosco, ma non perché non posso, perché veramente sono fuori dalla mia portata, dalla mia visibilità quotidiana. A Venezia adesso hanno nominato un commissario, un romano, che viene e che supera tutti gli organismi democratici, la commissione edilizia, la commissione salvaguardia, e sta mettendo su un'operazione. Allora, per esempio, abbiamo al Lido, a metà del Gran Viale, c'è un parco delle rose che logicamente non è curato, ci sono i roghi, ci sono gli alberi non potati. Bene, l'unica zona di verde in mezzo al Gran Viale, va bene, verrà fatto 50 appartamenti, 40 negozi. Lo stesso nel forte di Malamocco, lo stesso nel parco del Deben, lo stesso nell'isola della Certosa, lo stesso è stato già fatto distruggendo la pineta intorno al palazzo del cinema. Ci sono le isole, Lazzaretto Vecchio, nell'isola della Certosa, anche lì c'è tutta una visione, invece di recuperare e dare alla fruibilità del sociale della popolazione, subito si accentra il tentacolo di costruire, di speculare, di fare qualche cosa che ha un ritorno non certamente per l'interezza della comunità. Io ritengo, e sono contento in un certo senso, i sindaci, sia Orsoni sia Brunetta, non sono venuti. Perché? Perché ho notato, e me ne accorgo sempre di più, che queste domande sono delle domande intelligenti. E questi due sindaci, questi due candidati, avrebbero avuto delle grosse difficoltà, perché dove sono andati hanno potuto solo parlare e non rispondere a domande precise. Grazie.